Elena Mancuso, come altri performer di Aspettando Broadway, ha cominciato nelle compagnie amatoriali della sua zona, per poi arrivare a fare delle esperienze professionali, tra l'altro anche nel cast di Ladies, la commedia musicale che in questo periodo è in scena. Ciao Elena, benvenuta. Esatto, buongiorno, grazie mille Silvia per l'invito. Ecco, Buongiorno a tutti. ripercorriamo un attimo appunto la tua formazione fino a qui, fino a questo punto. Allora, diciamo che io nasco con il teatro di prosa, quindi mi avvicino al musical molto tardi. Mentre invece fin dai primi anni, fin da quando diciamo che faccio teatro amatoriale, ho fatto moltissimi spettacoli anche soprattutto nei paesi insomma vicino casa fondamentalmente, e diciamo che questa passione mi ha sempre accompagnato, ecco, fin dai primi anni. E poi ovviamente come tutte le passioni che maturano e si evolvono è cresciuta e passettino dopo passettino diciamo che anche le esperienze si sono fatte un po' più importanti e mi hanno portato a frequentare anche dei laboratori, dei corsi sia di recitazione, appunto di teatro di prosa, che poi appunto mi hanno portato alla scoperta delle altre discipline, no? Che sono il canto e la danza, e quindi diciamo che la svolta un pochino più diciamo importante c'è stata quando nel 2011-2012 ho fatto un'audizione per entrare nel laboratorio di arte in scena, diretto da Simona Martini. Aspetta, ti sentiamo male in questo momento. Ti abbiamo sentito male. Ripeti un attimo, presso il Teatro Politeama Pratese, giusto? Sì, esatto, dove si svolge anche da diversi anni il laboratorio di musical arte in scena presso appunto il Teatro Politeama Pratese. E diciamo che quella è stata un po' per me la svolta che mi ha avvicinato, oltre appunto alla recitazione che già avevo intrapreso insomma per diverso tempo, anche alle altre due discipline che sono appunto il canto e la danza. Quindi diciamo che la cosa si è un po' consacrata in quel periodo lì, ecco. Ecco, invece l'incontro con Sì. Aspettando Broadway quando è avvenuto? Allora, aspettando Broadway, praticamente Ah, a quindi settembre, quindi in recente. realtà sono pochi mesi. Quindi prima sei venuto in contatto con la realtà di Ladies. Esatto. Ladies è Ecco. stata una bellissima esperienza, è la mia prima produzione, ecco. Cominciamo a parlare proprio Sì. di Ladies, perché so che è ancora in scena, tra l'altro quest'anno c'è Riccardo Fogli con voi e un bello step, insomma. Sì. Allora, sicuramente quella dell'anno scorso è stata una bellissima esperienza, soprattutto perché, come dicevo, è stata la mia prima produzione, quindi è stato il primo vero mettersi in gioco a livello lavorativo, no? E quindi, insomma, sicuramente mi ha messo di fronte tante problematiche, nel senso che appunto adesso non si gioca più, adesso si fa sul serio. E ho avuto modo anche di confrontarmi con molti altri performer e colleghi che avendo avuto delle esperienze formative molto differenti dalle mie, insomma, c'è stato un bellissimo modo di confrontarsi. Moltissimi ragazzi del cast, che fanno anche parte attualmente del cast, escono dalle migliori scuole italiane, dalla SDM alla BSNT, quindi insomma diciamo che poter lavorare con persone che hanno affrontato dei percorsi totalmente diversi dai miei, che fondamentalmente partono anche appunto da un'esperienza principalmente amatoriale, è stata un bel buco di cosa. E quest'anno io sono totalmente fiera di essere stata riconfermata nel cast, appunto, anche per
per quest'anno e devo dire che c'è stata una bellissima evoluzione in tutti i sensi, ecco, anche con l'ingresso di un grande artista come Riccardo Fogli. Tu sei Anna in Ladies, giusto? Come Hai il scusami? ruolo di Anna. Sì, il ruolo di Anna. Oh, è molto bello anche poter vivere un attimino l'evoluzione anche del personaggio, perché ovviamente con un nuovo allestimento ci sono stati dei cambiamenti più o meno incisivi per quanto riguarda lo spettacolo stesso, l'estetica, ma anche proprio alcuni punti della storia, le psicologie dei personaggi. Quindi è stato molto bello, proprio, ti parlo proprio a livello attoriale. Per me personale, anche poter riaffrontare nuovamente una cosa che comunque avevo già in testa e che ho avuto modo di assimilare per un anno intero, dovendo rimettere completamente tutto in gioco. Quindi è stata una bella prova anche per questo motivo qui, perché spesso magari quando in testa, appunto, quando si assimila un personaggio che poi deve essere riproposto, però anche con sfumature differenti, anche con cambiamenti Certo. della psicologia, non è semplice, Sì. occorre studiare molto e andare a fondo. Ed è tutta scuola questa, secondo me, Tra non finisce l'altro, mai di imparare. il regista di Ladies è Matteo Borghi, quindi tramite lui che hai Esatto, conosciuto poi Aspettando esatto. Broadway. Sì, esatto. Infatti, io ho conosciuto Matteo, appunto grazie a Ladies nelle vesti di regista. E questa esperienza che abbiamo intrapreso insieme di Aspettando Broadway è stata molto, molto divertente anche, permettimi il termine, proprio perché ho avuto modo di conoscere Matteo anche nelle vesti di performer, e tra l'altro di bravissimo performer. E questo è stato molto, molto bello, come è stato anche molto interessante e molto, cioè, ritengo anche che il nostro rapporto sia molto professionale da quel punto di vista, ritornare anche nelle vesti di il performer e il regista anche dopo essere stati sul palco insieme Sì. a fare le varie esibizioni stando Broadway. Quindi, insomma, è stato anche molto bello riscoprire i ruoli che quest'anno abbiamo, insomma, lavorativamente parlando, e quindi, insomma, non è da tutti, ecco, è una cosa che mi fa molto piacere e che ribadisco sempre con grande piacere, Ecco, come mai insomma. una performer che comunque stava già facendo uno spettacolo come Ladies ha deciso di affrontare una nuova realtà e entrare poi in Aspettando Broadway? Ok, allora, partiamo dal presupposto che io di base per carattere riesco veramente a incastrare mille cose insieme, Appunto. ma al di là di questo, ovviamente, io mi sono resa conto che al di là della bellissima esperienza di Ladies, Aspettando Broadway sia un veramente importante banco di prova. Perché? Perché innanzitutto per come è stato concepito, grazie a Loretta Foresti, che è la fondatrice, è proprio uno studio lavoro. Quindi io personalmente, per andare avanti anche appunto a livello artistico, avevo bisogno di avere delle cose imminenti da fare. Quindi con Aspettando Broadway noi facciamo molti spettacoli anche per aziende, oltre che in teatro, e dove spesso c'è da prepararsi in pochissime settimane, quindi occorre studiare tutti i giorni, occorre essere versatili, passare in una serata da un personaggio più drammatico ad uno divertente rispetto ad uno più comico. E io avevo proprio bisogno di riprendere in mano questo motore, questa versatilità, questo lavorare veramente, perché alla fine sperando quella di Ladies sia solo la prima delle future produzioni, chissà, io me lo auguro, spesso e volentieri viene richiesta questa velocità, Certo, chiaro. questa immediatezza nell'imparare anche pezzi importanti, più o meno difficili,
memorizzare, quindi insomma ho sentito il bisogno non solo di portare avanti i miei studi accademici, quindi attualmente faccio sempre lezioni di canto, recitazione, però avevo proprio il bisogno di mettere in pratica immediatamente tutto quello che via via sto imparando, certo. A livello accademico, e a questo punto è stata veramente la cosiddetta manna dal cielo per me, perché mi ha messo totalmente in gioco in questo senso, e quindi è proprio, secondo me, per me è il punto focale, il punto più importante, senza togliere ovviamente poi la bellissima esperienza in sé, la direzione artistica, che io tutti i giorni mi sento sempre più onorata, perché alle volte anche parlando soltanto o lavorando un'ora o due ore con Marcello, Brunella, Vittorio Matteucci, io mi arricchisco veramente tantissimo. Credo. E quindi, insomma, mi rendo conto che anche il loro tempo, che ovviamente grazie alle bellissime cose che fanno, anche al di là di Aspettando Broadway, ovviamente è preziosissimo veramente. Quindi, insomma, ecco. Visto che siamo agli sgoccioli, e riunione di compagnia tu la farai o sarai impegnata con Ladies? No, guarda, posso dire anche qui con estrema facilità, che tutto coincide quasi perfettamente. Fantastico. Io all'inizio avevo molto timore, perché ovviamente poi l'impegno con Ladies aveva la precedenza anche per un discorso proprio temporale, certo. Quindi ero un po' preoccupata, soprattutto per un eventuale accavallamento di date, insomma, le solite, no? I soliti problemi logistici. Infatti. E invece devo dire che facendo un po' di sacrifici, anche perché poi Bologna, Firenze, poi ovviamente le date di Ladies sono in tutta la Toscana, quindi devo dire che sotto questo punto di vista sono stata abbastanza fortunata. Bene. Quindi non posso lamentare, sarà un aprile veramente intenso, io non vedo l'ora sinceramente di rimettermi al lavoro completamente. Ecco, quindi, questi ultimi due minuti, velocemente, il tuo ruolo in riunione di condominio. Allora, il mio ruolo, partendo dal presupposto che siamo noi stessi fondamentalmente che ci riuniamo per fare questa riunione di compagnia, diciamo che il personaggio di Silvia, così si chiama, rispecchia un po' l'indole che spesso tendo a tirar fuori nelle vesti attoriali, che diciamo è quella un po' più sul drammatico. Ora non voglio usare questo termine in modo inappropriato, ovviamente, però spesso si sa che magari un performer, per quanto possa essere versatile, sia un po' più incline ad un genere rispetto a un altro. Certo. Io, avendo fatto avendo avuto molta esperienza in questi termini, proprio nel drammatico, diciamo che si intravede una piccola vena su le varie problematiche appunto di questa ragazza che si troverà ad affrontare, e quindi troverà ad esprimere questo suo dramma, tra virgolette, sia nei recitati che nel canto, e spero che possa arrivare al pubblico nella più autenticità possibile. Ecco, nonostante, quindi, ricordiamo che comunque Riunione di compagnia è uno spettacolo molto divertente, perché mi hanno detto che si ride parecchio. Ecco. Assolutamente, sì, infatti è proprio quello il discorso. Nonostante sia uno spettacolo molto brillante, riuscire comunque a catturare dei momenti reali anche della vita di tutti i giorni che spesso ci toccano il cuore, quindi non è tutto in un modo, tutto in un altro. Appunto, come ho detto, la commedia è brillante e ci saranno molte divertenti, però secondo Benissimo. Me è anche giusto per portare avanti questa autenticità, questa verità che noi cerchiamo sempre di portare sul palco, anche delle sfaccettature che alla fine ci circondano nella vita di tutti i giorni e che possono capitare soprattutto all'interno di una compagnia di teatro. Ti devo proprio lasciare perché siamo agli sgoccioli. Grazie, Elena. Sì, assolutamente. Ciao. Grazie mille a te, ciao, buona giornata, ciao.